Però se non fosse stata per una persona, io queste cose non le avrei mai fatte, non avrei mai cominciato a scrivere, non avrei mai cominciato a scrivere note musicali, parole, testi, veramente non avrei fatto nulla, magari avrei suonato il clarinetto, insomma, qualche altro strumento musicale perché già la passione della musica, l'avevo. Ciao amici del canale, questo video improvvisatissimo perché pochi minuti fa mi sono messo a ripassare, a rivedere le nuove canzoni, ma anche a scaldare la voce perché insomma bisogna sempre tenerla in esercizio cantando le vecchie, insomma. E a un certo punto stavo suonando appunto un motivo e mi sono fermato e ho detto: caspita, però se non fosse stata per una persona io queste cose non le avrei mai fatte, non avrei mai cominciato a scrivere, non avrei mai cominciato a scrivere note musicali, parole, testi, veramente non avrei fatto nulla, magari avrei suonato il clarinetto, insomma, qualche altro strumento musicale perché già la passione della musica, l'avevo, quindi non è da escludere che qualche altro strumento, avrei potuto suonarlo. Però, scrivere canzoni è stata veramente una di quelle cose che non avrei mai pensato di fare. E Galeotto fu un naviglio, ma non perché il naviglio chissà quali messaggi subliminari mi ha potuto dare, semplicemente perché negli anni, fine anni 70, metà fine anni 70, i miei genitori frequentavano un locale storico di Milano che adesso so, che è in gestione da esercenti stranieri, però allora erano proprio i cosiddetti vecchi milanesi che avevano in gestione questo locale che si chiamava Briosca. Si chiama, penso ancora che si chiami così, Briosca, che in dialetto veniva chiamata la Briusca. E poi fu anche aperto un secondo locale che era sull'Alzaia Naviglio, che si chiamava La Briuschina, perché poi quando era chiusa la Briusca si andava alla Briuschina. Ebbene, i miei genitori frequentavano questo posto e all'interno di questo posto c'era un cantautore milanese che abitualmente cantava le sue canzoni, presentava le sue canzoni e questo cantante risponde al nome di Nino Rossi, da non confondere con Nini Rosso che era il trombettista, questo è Nino Rossi. Ecco, Nino Rossi ebbe un impatto devastante, ovviamente in modo positivo, sulla mia famiglia perché fu l'unico veramente, insieme a Giovanni Danzi, che è quello che scrisse la famosa O mia bella Madonnina, a scrivere le pagine più importanti della cultura dialettale milanese. Mi viene da dire che forse Nino Rossi è stato forse l'unico degno di poter, insomma, stare sul primo gradino, no? Sul podio di quelli che hanno poetato la Milano da bere, che poi non era la Milano da bere di oggi, era la Milano con i condomini a due piani e con le balaustre molto basse con dei fiori meravigliosi. Adesso Milano non è più così e ho una gran nostalgia di quella città anche perché l'ho vissuta, essendo nato appunto nel 71. E appunto Nino Rossi secondo me può degnamente, come dire, stare sul primo scalino del podio perché veramente ha scritto momenti poetici di una Milano incredibile. E io lo guardavo ammirato, lo guardavo come se fosse Dio in terra. E poi quando arrivavo a casa i miei andavano a dormire perché poi si tornava ad orari improponibili, nonostante fosse un bimbetto, e insomma i miei mi portavano a casa alle 2 di notte perché quelle serate finivano tardissimo. Ecco, quando loro andavano a letto io mi mettevo con i piedi nudi sul tappeto vicino al divano, con una matita in mano e cantavo le sue canzoni. Apro e chiudo una parentesi, io le mie canzoni a memoria non le so, le devo leggere per forza, così come altre di altri cantanti. Però quelle di Nino Rossi le ho sempre sapute a memoria, intanto qui scricchiola qualcosa, non so cos'è. Dicevo, quelle di Nino Rossi le ho sempre imparate a memoria e tuttora le so. Tuttora le so, non ho bisogno del testo, semmai degli accordi, della musica, perché quelli non ho una gran memoria in questo senso. Però i testi me li ricordo veramente tutti a distanza di quasi 35 anni. Non lo so perché, però è così.
E con questo video volevo presentare una canzone che poi è la canzone che me l'ha fatto conoscere. Si chiama Milan Bella Milan. Il mio dialetto non è perfetto perché ho disimparato a parlarlo, anche se in realtà i miei a casa non lo parlavano spesso, però insomma, quando si andava in questa briosca o briusca si parlava abitualmente, perché se non parlavi in dialetto eri tagliato fuori, insomma. E ho voluto abbozzare questa canzone anche interrompendola a metà, insomma, non l'ho fatta tutta, proprio per rendervi partecipe di quella che è stata la mia storia di cantautore. Forse se non ci fosse stato Nino Rossi e in seconda battuta Claudio Baglioni, non sarei qui a raccontarvi queste cose e non avrei mai scritto i dischi che ho scritto e non avrei mai lavorato con le persone con le quali ho lavorato. E gli spartiti di questa canzone, come di altre, le ho ricavate da un libro che penso di essere uno dei pochi a Milano che ce l'ha. Questo qui è stato regalato appunto da Nino Rossi a mio padre, e questo in un Ambrogino d'oro, mi sembra, perché Nino Rossi ricevette a suo tempo l'Ambrogino d'oro, che è il massimo riconoscimento per i cittadini di Milano. Ecco, gli è stato regalato da Nino Rossi a mio padre, poi una volta scomparsi i miei genitori, questo l'ho preso in eredità io e ne sono geloso come se fosse una reliquia, veramente. E da qui ho ricavato gli spartiti di questo pezzo, ma anche di altri, insomma. Con questo piccolo video improvvisato, ripeto, volevo ringraziare Nino Rossi per quello che mi ha dato. Ora Nino Rossi non c'è più, però sono sicuro che mi vedrà dall'alto e che apprezzerà che qualcuno lo ricorda con così tanto amore. Io l'ho amato quell'uomo, l'ho amato perché veramente mi ha dato il piacere, la voglia e l'amore di fare musica. Potrei anche essere arrabbiato con lui perché sono state più le delusioni che le gioie in campo musicale, però l'amore per la musica è una cosa che ho dentro e nessuno mi toglierà mai. Va bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Adesso state lì perché c'è la piccola esibizione che ho fatto io in soggiorno, quindi nell'altra stanza, perché c'è il pianoforte e quello serio. Questa è una tastiera e qui è lo studio dove registro, quindi sono andato di là a fare le cose un po' fatte meglio. E insomma, state lì, guardate questo frammento e lasciate sotto nei commenti cosa ne pensate. Intanto iscrivetevi al canale, condividete il video e se non vi dispiace, insomma, seguitemi perché tanto per voi è gratuito e a me dareste una gran mano. Alla prossima, ciao! Se tutto che schiet fosse possibile, che sarei io.